Le Alpi Giulie e le Alpi Carniche si ergono come un muro tra il Mediterraneo e la parte interna del continente europeo. Un mare di pietra. Gli orsi bruni sono tornati a vivere su queste montagne. Estate dopo estate sono sempre più numerosi. E ovviamente lasciano tracce del loro passaggio. Siamo nelle Alpi Giulie, tra Austria, Slovenia e Italia. Il punto di incontro fra tre paesi, un triangolo di confine. Gli orsi si muovono indisturbati tra uno stato e l'altro. Arrivano in Austria attraverso le Alpi Giulie e le Caravanche. Le possenti catene montuose non possono fermarli. Per molto tempo non era chiaro da dove venissero, ma ora i loro comportamenti non sono più così misteriosi. Partono dal sud della Slovenia al confine con la Croazia, non lontano dalla costa adriatica. Questo giovane ha solo un anno di età e dovrebbe essere in compagnia di sua madre. Ma sembra scomparsa. Se lo ha difeso dall'attacco di un maschio, potrebbe essere ferita o peggio. Per il cucciolo sarà arduo superare da solo l'autunno e l'inverno. Gli orsi bruni condividono il loro habitat con i propri simili. Ma i maschi solitari non tollerano volentieri la presenza di possibili concorrenti. Per questo grosso esemplare, il giovane abbandonato non rappresenta ancora un rivale. È stanco e si sta già preparando per il letargo. Neanche si accorge di lui. Nel sud della Slovenia e nelle regioni della vicina Croazia vivono circa 1000 orsi bruni. È la zona con la più alta densità al mondo. Questo grazie ai paesaggi naturali intatti e poco urbanizzati. Essendo così numerosi, i maschi più forti cercano nuovi habitat e migrano soprattutto verso nord. Nonostante l'età, il giovane orso è già autosufficiente. Ma preferisce rimanere vicino all'amico più anziano. Che, perennemente impegnato a perlustrare l'area, non sembra affatto preoccupato della sua presenza. Nei giorni prima del letargo, gli orsi non mangiano quasi per niente. Le riserve di energia necessarie sono già state accumulate nei mesi precedenti.
È tempo di eliminare tutti gli scarti della digestione per evitare che gli organi si danneggino durante il letargo. Il vecchio orso resta sempre più vicino alla tana in cui passerà l'inverno. La scelta è in estate e ormai è pronta ad accoglierlo. Quando il metabolismo rallenta, è il momento di andare a dormire. Alla sua età, forse questa sarà l'ultima volta. Ecco una delle rare linci delle Alpi Dinariche, la catena montuosa che si estende lungo la penisola balcanica. Quando gli orsi sono in letargo, questi schivi felini possono muoversi più liberamente. In Croazia, appena oltre il confine sloveno, si trova il Parco Nazionale del Risnjak. Il mare Adriatico dista solo 20 km dallo Snežnik, il Monte Nevoso, al confine tra Slovenia e Croazia. Anche in riva al mare ci sono giornate gelide, ma gli inverni sono brevi. Sulle Alpi Giulie è diverso. Tra le montagne l'inverno dura diversi mesi. Questo è il regno dell'Aquila Reale. I suoi territori si estendono per molti chilometri quadrati e i giovani camosci indeboliti o feriti diventano facili prede. Altri rapaci nel territorio non sono tollerati. Anche se si tratta dei propri figli, la giovane intrusa viene respinta e infine allontanata. Le aquile reali raggiungono un'apertura alare che può arrivare a 2 metri. Sono perfettamente in grado di volare vicino al suolo. Spesso individuano le loro prede da punti di osservazione elevati. I rapaci, però, non sono il pericolo più grande per i camosci. I rischi maggiori sono le frequenti valanghe. C'è vita anche all'interno delle montagne. Un gruppo di pipistrelli, noti come ferri di cavallo minori, va in letargo nel cuore delle Caravanche, sulle Alpi orientali. Durante il lungo sonno, il loro metabolismo si ferma quasi completamente e la temperatura corporea scende quasi fino allo zero. Ogni tanto un maschio vola verso una femmina. Nello stato di trance invernale gettano le basi per la prossima generazione. In primavera migreranno a nord, verso i laghi della Carinzia, dove ci sono abbondanti riserve di insetti, il luogo ideale per dare alla luce i piccoli.
Anche le rane alpine sono intente a riprodursi. Sulle Alpi Giulie l'inverno è agli sgoccioli. Alcuni orsi si sono stabiliti sulle montagne tra Austria, Slovenia e Italia. Anche loro provengono da sud. Sono esclusivamente maschi. Presto andranno in cerca di compagne. Dopo il letargo, il vecchio orso sembra tornare alla vita. Ormai è primavera. Il fagiano di monte cerca di farsi notare sul limitare del bosco. L'orso è affamato e a caccia di cibo. Le pecore Jezersko-Solciava si sono perfettamente adattate agli aspri pendii. Gli epici duelli dei fagiani di monte scuotono la quiete del gregge. E mentre gli uccelli combattono, una nuova generazione di pecore è già nata. Questa razza di ovini prospera qui da due secoli. Le calde temperature primaverili risvegliano dal letargo le vipere dal corno. Anche per loro il primo istinto è quello di riprodursi. Persino il cibo passa in secondo piano. Il corteggiamento non esclude le schermaglie tra maschi. Il più forte tramanderà i suoi geni. Si accoppiano sotto il sole, tra le pietre calde. Ci sono pochi esemplari di vipere dal corno a nord delle Caravanche, perché in genere prediligono le temperature più alte dei paesi mediterranei. Da sud gli orsi si incamminano per tornare sulle Alpi. Per diversi chilometri il fiume Kupa segna il confine tra la Slovenia e la Croazia. Una sorgente nella roccia carsica alimenta il piccolo corso d'acqua. Molte foreste miste sono riserve naturali e gli alberi non possono essere abbattuti. Un tentativo del governo per proteggere la preziosa biodiversità che custodiscono. Gli orsi della Slovenia sono in piena attività. Il vecchio maschio non è solo. Il giovane amico incontrato in autunno lo sta osservando. Il terreno brulica di vita. Se non trova vermi o bruchi, può fare ancora affidamento sui frutti dei faggi e delle querce. Suo malgrado, il nuovo compagno continua a seguirlo. Qualcosa però lo distrae. Ci sono dei cuccioli.
sembrano in due e forse non sono soli. Eccola, la madre non li perde mai di vista. Ha notato il giovane orso. Se lui mantiene la giusta distanza, lei eviterà di attaccarlo. I cuccioli hanno lasciato la tana dove sono nati già da qualche settimana. La ricca offerta di cibo delle foreste miste aumenta la fertilità delle femmine, che qui danno alla luce anche 3 piccoli alla volta. Nel corso dell'estate, le dimensioni e il peso dei nuovi nati aumenteranno notevolmente. L'intruso è troppo giovane per accoppiarsi con questa femmina e quindi non rappresenta una minaccia. Tuttavia, la madre scompare con i suoi cuccioli. Silenziosa, anche la lince si allontana, ben mimetizzata tra la fitta vegetazione. Il giovane orso non si arrende. Resta sempre vicino al suo vecchio amico. Sta ancora cercando la protezione di un adulto. L'anziano, però, non sembra mostrare molto interesse nei suoi confronti. Potrebbe diventare pericoloso per la femmina con i cuccioli, perché nonostante l'età avanzata, proverà ad accoppiarsi anche questa primavera. Per il momento, però, preferisce riposare ancora un po'. Una volpe esce di mattina presto. Per ora, questi colombacci sono troppo in alto. Il giovane orso rivendica il suo turno. Compare un rivale. È più forte e reclama il prato per sé. I gesti di sottomissione verso l'adulto non sembrano sortire gli effetti sperati. Questa mattina c'è aria di competizione. Il vecchio esemplare con le macchie chiare sulle spalle decide di sfidarlo. Ora
paura e il giovane si sente in pericolo. Allontanarsi è l'unica soluzione. Nel sud della Slovenia, al confine con la Croazia, ci sono molti orsi. Ogni anno i maschi sessualmente maturi migrano verso nord per trovare nuovi territori. Molti si stabiliscono sul Monte Nanos, ma alcuni si dirigono verso le Alpi Giulie e la catena delle Caravanche. Un'area impervia e rocciosa. Si tratta di un habitat poco familiare per gli orsi che vivono tra i prati e i boschi dell'Europa meridionale. Dal sud della Slovenia percorrono circa 200 km verso nord. Ogni anno dai 4 ai 6 orsi si spingono fin qui. È una sorta di ritiro estivo. Poi, con l'arrivo dell'inverno, tornano indietro. Altri si dirigono verso ovest, lungo le montagne, ma raramente stabiliscono qui la loro casa. Le pendici meridionali delle Caravanche sono più dolci rispetto alle aspre pareti calcaree che si affacciano a nord. I verdi pascoli alpini vengono utilizzati da secoli. Sebbene sembrino disabitate, in estate agricoltori, pastori e apicoltori sfruttano appieno tutte le risorse che le montagne hanno da offrire. L'ape carnica viene allevata ai piedi delle Caravanche. Gli alveari sono ben protetti da recinzioni elettriche. Gli inverni gelidi e le estati calde non riducono la produzione. Il giovane orso ha approfittato di una sezione malfunzionante della recinzione. Nelle lingue slave è chiamato medved, che significa mangiatore o ladro di miele. Il rumore ha svegliato un nottambulo. Il ghiro osserva incuriosito la scena. Negli alveari si possono trovare gli zuccheri del miele e le proteine delle larve delle api. Un cocktail di energia pagato a caro prezzo. Le api non si lasciano derubare facilmente e passano all'attacco. La pelliccia protegge il corpo, ma non il muso. Lo scotto è alto anche per gli apicoltori. Ecco perché sono stati sviluppati efficienti sistemi di protezione. Il ritorno degli orsi richiede nuove e specifiche attenzioni nella protezione delle strutture agricole e degli animali da allevamento. Se l'apicoltore non si doterà di adeguate misure di sicurezza, di notte anche il ghiro approfitterà del miele. È estate. A 2000 metri di altitudine sul livello del mare, i prati sono ricchi di vita.
La piccola cavalletta, Miramella Carintiaca, è intenta ad accoppiarsi. Una lucertola osserva interessata la scena. La farfalla Apollo, una rara bellezza. Ma non è l'unica. La magnifica Erebia calcarea si trova solo qui, sulle Caravanche. I pascoli alpini sono piccole oasi verdi in mezzo alle imponenti cime calcaree. Le lucertole sono molto abili nella caccia. Ma non altrettanto agili. Il ritorno degli orsi e di altri predatori nella regione alpina è motivo di controversie tra gli abitanti. I pascoli vengono usati durante l'estate. E gli animali affamati che si aggirano vicino al bestiame possono causare molti problemi. Un recinto solido è una buona protezione. Ma quando viene oltrepassato, le pecore sono in trappola. I percorsi di numerose creature selvatiche si incrociano su queste montagne tra Austria, Slovenia e Italia. Anche i lupi sono tornati sulle Alpi. I pastori li temono più degli orsi. Sono loro a causare la maggior parte delle perdite tra le greggi. Anche se spesso si accontentano di bocconi più piccoli. Sono giunti di recente al triangolo di confine partendo dai Balcani e dalle Alpi occidentali. Per la prima volta in più di un secolo, due popolazioni diverse di lupi convergono nuovamente qui. I gamberi di torrente hanno stabilito la loro casa in un affluente del fiume Gail. La femmina porta con sé le uova. Lentamente le piccole larve giungeranno a maturazione. Il lupo continua il suo viaggio, senza incontrare orsi. Entrambi utilizzano la Val Canale tra le Alpi Carniche e le Alpi Giulie per attraversare le Dolomiti e proseguire il viaggio verso ovest. In Austria meridionale, nella valle Gailtal, un intenso traffico di veicoli scorre accanto al fiume Gail. Ogni anno dalle Alpi orientali innumerevoli vacanzieri si recano in Italia. L'orso ha già attraversato molte strade asfaltate durante il suo lungo viaggio iniziato da sud ed è stato fortunato. Gli animali selvatici che invadono le carreggiate corrono molti rischi
e costituiscono un pericolo anche per i viaggiatori. Un ecodotto verde, che è stato chiamato Ponte dell'Orso, previene gli incidenti. Inosservato, il giovane maschio si lascia l'autostrada alle spalle e si dirige verso lo Schutt, una vasta zona formata da frane. Il giovane orso raggiunge un affluente del fiume Gail. I corsi d'acqua non sono un ostacolo per lui. Questi fondali tranquilli sono l'habitat ideale per i gamberi di torrente. È affascinato dalla strana creatura, combattiva e scivolosa allo stesso tempo. Questa volta il crostaceo è riuscito a scappare. Ma non ha tregua. Le lotte per il territorio sono molto agguerrite anche in acqua. Dopo essersi avventurato così a nord, per l'orso è tempo di tornare verso meridione, nei fitti boschi della Slovenia. Una fredda mattina. Ormai è arrivato l'autunno. Perfino il ghiro se ne accorge. Anche lui è un viaggiatore solitario. Vive spesso nelle foreste di faggi, dove trova tutto il cibo di cui ha bisogno. Da ottobre ad aprile passerà la maggior parte del tempo a dormire nella tana, perdendo metà del peso corporeo. Nella zona di confine tra la Carinzia e l'Italia ci sono luoghi misteriosi, aree di vegetazione incredibilmente ricche di biodiversità. Fanno parte delle antiche foreste decidue illiriche che si estendono sulla costa orientale del Mar Adriatico, dal Golfo di Trieste fino al nord della Grecia. Prendono il nome dal popolo degli Illiri, che si stabilì in queste terre in tempi remoti. Oggi sono zone sempre più rare e rischiano di scomparire. Anni fa un orso si stabilì tra questi maestosi faggi. Anche lui è arrivato dal sud della Slovenia. Nelle culture del passato queste creature erano ritenute magiche e in alcuni casi esseri umani sotto forma di animale. Oggi, più concretamente, la loro presenza è un indice di buona salute ambientale. Attraverso la Val Canale, sulle Alpi orientali, un antico corridoio verde per la fauna selvatica conduce a ovest, verso il Trentino. Qui ci sono delle femmine di orso e la popolazione sta aumentando. Alcuni esemplari della Slovenia sono riusciti a utilizzare questo passaggio.
Il bestiame torna a valle e sulla montagna cala il silenzio. La stagione fredda è alle porte. Sulle Alpi Giulie, il vecchio orso controlla il suo alloggio invernale. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che si ritiri definitivamente in letargo. Il ghiro non si sveglierà fino ad aprile. Tra pochi mesi tutto inizierà da capo. Il cambiamento climatico sta incidendo anche sulle abitudini degli orsi. Ogni anno il letargo dura sempre meno. Se le madri con i piccoli supereranno il riposo invernale in buone condizioni, la popolazione del sud della Slovenia continuerà a crescere. E la prossima primavera, qualche orso temerario si metterà di nuovo in viaggio verso le Caravanche. E il triangolo di confine, dove Austria, Italia e Slovenia si incontrano tra alte montagne e verdi foreste.